con immenso piacere Leo Gullotta. Grazie. Ben trovato Tiberio. Oh, ben trovato. Buongiorno a tutti. Che buona giornata. Fuori. Qui parliamo di 60 anni di carriera da teatro, 61. Cinema. 61. Teatro, cinema, televisione, direttamente dalla Sicilia. Un altro siciliano. Buongiorno partito. Leo! Buongiorno al comitato Michele. In cerca di fortuna. Buongiorno amico mio. Ben trovato. Allora, beh, insomma, è proprio tutto quanto in famiglia. Siciliano, ma catanese. Catania. Non agrigentino, catanese. Quanti figli in famiglia? Sono l'ultimo di sei, per fortuna arrivato dopo la guerra. Tre uomini e tre donne, papà operaio, pasticcere, quindi sono nato tra i dolci, diciamo. Come il comitato. E poi, a un certo punto, la folgorazione sulla strada di Damasco per la recitazione. Quando è che l'hai deciso? Ma sai, dobbiamo andare, lo dico per gli amici in ascolto, negli anni 55, 1955, non c'era niente, c'era un'Italia che si ricostruiva dalla guerra, lavoravano tutti col sorriso in bocca, i ragazzini, io ragazzino, 14enne, non c'era assolutamente nulla per i giovani, c'erano le scuole e basta. Curiosando, perché sono stato sempre un bambino e un uomo curioso, mi sono ritrovato in una situazione di curiosità. E a Catania, per la prima volta, pensate, in quegli anni, il grande, meraviglioso Vittorio Gassman girava l'Italia con il teatro Tenda. Come no? E la particolarità di questo spettacolo era che era un circo. Quindi chi che vedeva? Non vedeva, diciamo, la quarta parete come a teatro. Vedeva tutto insieme, vedeva, voglio dire, cavalli, battaglie, quindi sono stato rapito. Io con le mie 500 lire comprai il posto, ma sempre per curiosità, non sapevo assolutamente nulla, in fondo, e vidi, rapito da questo tipo di spettacolo all'interno, quindi, non proprio come il teatro. E da quel testo, La Delchi del Manzoni, di Gassman, poi là dentro c'erano tutti i meravigliosi attori, D'Angelo. Cioè, quello è stato l'anno zero in cui hai detto: ma sì, come attore no, mi no, ci no, vedo. No, 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 per una serie sempre di circostanze e di curiosità, mi sono ritrovato professionalmente all'interno del primo anno, l'inaugurazione proprio del Teatro Stabile di Catania, il suo primo anno, e da lì ci sono rimasto per ben 10 anni. Ero talmente ragazzino che, ad esempio, Turiferro, il grande, meraviglioso Turiferro, mi chiamava Gullottino. In compagnia ero il giovinetto, praticamente, che iniziava. E vedevo tutti quanti che giocavano in scena senza farlo accorgere al pubblico, ma loro lo sapevano fare, erano grandi. E mi ricordo che venivo adoperato inizialmente per piccoli personaggi, per... ero lì e vedevo gli altri che si divertivano. Dico, ma se si divertono loro posso farlo anch'io. E anche noi poi ci siamo divertiti, perché è sempre un piacere no, vederti. Ma non sai... Aspetta, aspetta! L'aria del continente, 1970, una delle commedie più rappresentative del teatro siciliano. Sennò sì. Poi il comitato mi passa i ferri, prego. Milla con la valigia! Ma che succede? Va via, se ne va. Sto all'uscino, c'è. Dov'è? Guarda, laggiù, sta vedendo. Non si incontrano. Ecco, Teatro Stabile di Catania. 17 anni, i primi passi, grandi nomi. Tu prima accennavi a Turiferro. Ma c'è Salvo stata Randone. Un'attrice... Esatto. Una marea. C'è stata un'attrice italiana, fondamentale. Ave Ninchi, la grande, meravigliosa Ave Ninchi. Raccontaci, è perché? Stata lei, nell'incontro di tanti spettacoli, mi ci sono affezionato e lei si è affezionata a me, è stata la persona che, dopo appunto 10 anni allo Stabile di Catania, mi ha spronato a venire a Roma. A Roma perché è il concentrato degli spettacoli, teatro, televisione, cinema. Mi ha detto, no, ma dai, devi venire, non puoi stare sempre qua. E così è stato. Soltanto che non sapevo dove alloggiare, ero un ragazzino, si può dire.
E lei si è offerta dicendo: non ti preoccupare, vieni a casa mia, e i primi tempi sarai a casa mia. E così è stato. Sono stato da lei qui a Roma, in via Livorno, a casa di Aveninchi, con la sua meravigliosa mamma, mamma Fernanda, una donna stupendissima. E naturalmente dopo 6 mesi che sono stato lì, era mio obbligo trovare altro luogo, una pensioncina che avevo trovato qui a Roma, in via Panisperna, via storica. Ecco. E lei era preoccupatissima di questo fatto che ero isolato e che lasciavo la casa e che ero lì nella pensioncina, e lei mi ha regalato un plaid che ancora oggi io conservo. Sono queste cose che poi è stata una persona meravigliosa, mai conosciuta, però sempre vista con molto interesse. Però io mi ricordo da bambino di te, da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, 1976, di nuovo Tante scuse. È stata la prima volta. Che problemi ci sono? Che problemi? C'è questa scenetta, noi sì. Vorremmo renderla un po' più spinta, sì, un po' sì. Più piccante. Piccante questa? Piccante? Ma cos'è, per la TV dei ragazzi? TV dei ragazzi? No, sabato sera questo, eh? Sì, prima serata, primo canale. Allora cosa aspettate a buttarvi? Via queste vecchie prevenzioni, aria nuova, gente nuova. Adesso qui, a questo posto, gente competente! Che ricordo hai di loro? Meraviglioso. A parte gli artisti veri, non tutti sono artisti, ma artisti veri, Sandra e Raimondo, due persone di una squisitezza umana non normale, disponibili, compagni di lavoro fantastici. Il ragazzino si è avvicinato aiutandomi, fra le altre cose. Sandra era leggerissima, buoni, tutte e due, generosi. La vecchia scuola è così. Meraviglioso. Come meravigliosa l'avventura di Nuovo Cinema Paradiso, Oscar del 90 come miglior film straniero. E probabilmente il 17enne dello stabile di Catania non avrebbe mai immaginato, neanche nel sogno più ardito. No, assolutamente. Che ricordo hai di quell'esperienza? Anche perché il fuoco sacro non mi competeva fino a un certo punto della mia età. Che ricordo sono tutte cose che ho scoperto. È arrivato questo film in maniera particolare, giravo per la Sicilia a fare degli spettacoli, mi si presentò un giovane, si è presentato Giuseppe Tornatore, volevo sapere per quale motivo lei non ha accettato il mio film, volevo sapere la motivazione. Io di questo non sapevo assolutamente nulla, però dal momento che a quell'epoca facevo le dottoresse, i carabinieri, i cinepanettoni di allora, dico: guardi, io non so assolutamente nulla. Il mio agente evidentemente è forte di queste richieste dall'altro lato, non ha capito che invece era una cosa importante, un testo importante. Il suo primo film di Giuseppe Tornatore, Il Camorrista, non si preoccupi, io già accetto pur non sapendo nulla, ci vedremo a Roma, vado poi in un ufficio postale, faccio un telegramma al mio agente dicendo: ti prego vivamente di non interessarti più a me. E questo è stato il mio. Avanti poi veloce, lo so, e poi tutto quanto il resto. Avanti veloce, 1988, programma... Europa? Sì, Europa. Mai sentito? Esatto. Scherzo, ce ne sarebbe ancora bisogno oggi di quel programma. Sì, rivediamolo. Volte sono stato io a Europa, sono stata Europa. Miss Acicatena, non mi hanno fatto entrare in concorso per Miss Europa. Ci domanda perché, signor Frigge, signora Martini, signora Cattini. Io sono una persona che so uno di tutto, sono insomma un pochettino simpatica, no? Mi mantengo ancora carina, piacente, so fare la pasta con le sarde, si cucina siciliana, insomma un po' di tutte queste cose. Lei mi dica perché non mi hanno fatto concorrere a Ragusa a premio di Miss Europa. Sono Miss Acicatena. Elisabetta Gardini, la Martinez, Fabrizio Frizzi, che programma? Vabbè. Poi, fammi dire cortesemente, prego. Il ricordo di Nuovo Cinema Paradiso, il film che poco fa sottolineavi. È stata un'esperienza straordinaria in questo cocuzzoletto di questo paesino della Sicilia,
Palazzo Adriano, con un cast che oggi, poter fare un film con quel cast è assolutamente impossibile, da Philippe Noiret a Jacques Perrin, da Isa Danieli a Pupella Maggio, a Cannavale, Leopoldo Trieste, un cast incredibile, ma un'esperienza unica. Il modo come si girava, il modo come si conduceva in questo paesino, le persone, gli abitanti di Palazzo Adriano facevano una gara a invitarci nelle loro case, era un luogo piccolino. Bene, quel film vinse Cannes, vinse l'Oscar, e il produttore, il grande Franco Cristaldi, mi mandò, mi ricordo perfettamente, l'ho conservato, un telegramma dove c'era un pezzettino di questo Oscar e anche tu. Noi potremmo fare una serie di puntate qui, perché 60 anni non è che li puoi condensare in pochi minuti. È e vero. Ti chiedo scusa perché le cose che hai da raccontare sono tante, ma al punto tale che per nostra fortuna però hai raccolto, hai condensato questi tuoi 60 anni di carriera in un libro, Leo Gullotta, la serietà di un comico, sì, che sembra un contrasto, un bisticcio, invece no, perché è un lavoro, è un'arte seria quella. Perché mi hanno insegnato da subito, in quegli anni lì dello stabile, con quei monumenti di attori, il rispetto, lo studio, il rispetto per il pubblico. Senza studio non si può andare da nessuna parte. La gavetta è un mestiere che vuol dire l'esperienza conta tantissimo, e tutto questo mi ha dato la vita, perché ho imparato dai grandi quel poco, quel tanto che so, ma ho imparato anche dai tecnici, compreso il siparista, perché lo sai che chi tira il sipario è, certo, è un'arte. Era un signore, si chiamava Franchino, con una sigarettina sempre in bocca, e l'umanità di quest'uomo, ecco, me l'ha regalata, e poi cresci nella vita, quindi un po' l'uno e un po' l'altro. La serietà sta nella preparazione, ma cercando di essere anche una persona per bene. Che, voglio è dire, difficile. È difficile, però quando uno nasce tondo non muore quadrato, e quindi... Questo è vero, però bisogna battagliare. Esatto, vabbè, ma c'è chi c'ha il karma in salita e chi invece in discesa. Siamo nati così e va bene così. Vorrei chiudere con una citazione. Tullio Kezic, grande critico cinematografico che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto, condivisibilissimo, che se fossi nato a Los Angeles e non a Catania avresti già vinto come minimo 3 premi Oscar. Va bene, ma in Italia ho vinto 3 Davide Donatello, Maxi D'Argento. Ma soprattutto hai vinto la stima e l'affetto delle persone, perché hanno capito che sei una persona per bene, e questo passa. Grazie. E dovrebbe... E questo mi piace tanto. Grazie Leo! Comitato, ci siamo. Aspetta, una cosa voglio ricordare. Dica. Leo fa delle frittate che mi fanno impazzire. Ma non è venerdì è il giorno della frittata, la lei si è portata avanti. Voglio ricordare con questa piacevolezza della frittata che fu e che spero ci sarà, anche un meraviglioso amico, compagno di lavoro allora, di Michele Comitato, Enzo Di Pisa, una meravigliosa persona. La mozione degli affetti e dei ricordi ci sta. Compagni di viaggio che si perdono ma rimangono sempre nel cuore. Ma lo dico io per il comitato, fermiamoci qui, pubblicità, perché adesso c'è il drop in gola, giustamente. Grazie Leo!